Siamo qui nella mia scuola questa mattina del 2 aprile per ricordare la giornata della consapevolezza dell'autismo, una giornata mondiale istituita nel 2007 dalle Nazioni Unite. E questa giornata tende proprio a migliorare, a sviluppare la consapevolezza della società civile su questa problematica che nell'ultimo decennio si sta sviluppando in maniera esponenziale. Perché conosciamo più casi? Proprio perché gli studi medici, quindi la ricerca medico-specialistica, medico-scientifica, ha rilevato che molti casi sono presenti soprattutto nei primi anni di vita del bambino fino all'età dell'età dell'infanzia, ecco, dico bene, nell'età dell'infanzia. E anche la nostra scuola ha voluto dare attenzione a questa problematica creando una rete educativa, creando un progetto educativo giusto che vede coinvolte non solo la scuola ma la famiglia, quindi le famiglie, la società civile e anche diciamo gli esperti del settore, quindi psichiatri e psicologi. Perché stare insieme e fare rete? Perché la scuola deve svilupparsi e crescere come scuola inclusiva che accoglie le realtà, che educa anche nella comunità sociale, nella comunità civile, affinché si faccia una presa in carico da parte di tutti di un problema che tocca la personalità e la diversità di alcuni alunni. L'autismo è una diversità particolare, necessita soprattutto da parte della scuola di un percorso studiato, ben calibrato su quelle che sono le specifiche necessità educative e relazionali di ogni, diciamo, di ogni personalità dell'alunno autistico. Quindi da parte nostra possiamo dire che la scuola fa tanto, ma c'è bisogno di fare ancora di più e per fare di più la scuola si apre al mondo della medicina e quindi della ricerca scientifica ed accoglie tutti i suggerimenti così come sono stati declinati nelle linee di indirizzo a firma della dottoressa francese e del dottor Frolli. Mi auguro che in questa giornata tutta la platea scolastica della scuola Tasso, tutto il personale docente e tutti gli invitati acquisiscano ecco, proprio maggiore consapevolezza e contribuiscano in vario modo a migliorare anche la crescita sociale e civile di questi alunni. Beh, oggi comincia la settimana nazionale sull'autismo. È importante che ogni anno ci sia un ricordo, un'attenzione, iniziative che servano a illustrare, a trasmettere informazioni a tanti cittadini e ai tanti familiari su quello che è il livello di avanzamento dell'organizzazione dei servizi e soprattutto su quanto la scienza riesce a documentare anno dopo anno, sempre di più, su una patologia del neurosviluppo che oggi è in grande aumento e che poi peraltro sta quasi diventando un'epidemia e per la quale appunto c'è bisogno di progresso scientifico, di opportunità terapeutiche e c'è bisogno di una rete assistenziale adeguata per dare in tempi brevi una diagnosi precoce ed un intervento intensivo altrettanto precoce. Noi sappiamo che l'intervento è efficace solo quando è fatto precocemente. L'unica opportunità per contrastare la cronicità, che in questi casi segue un po' la vita di tutta la persona che è affetta da autismo, sta nel promuovere sviluppo, nel promuovere nuove connessioni e nell'attivare la capacità di comunicare e la capacità di relazionarsi molto precocemente. Tutta l'azienda sanitaria locale Salerno è impegnata in questo senso, c'è una ridistribuzione e riorganizzazione dei servizi per la persona e per le famiglie affette da neurosviluppo, in questo sono qui proprio per testimoniare stamattina l'impegno sociale ed istituzionale per un bisogno di cura che è crescente ma che anche
tanto tanto abbisognevole di modernità e di innovazione. Siamo qui alla scuola media Tasso questa mattina per la giornata di sensibilizzazione sull'autismo. Credo che questi siano momenti importantissimi, proprio perché bisogna fare dei momenti di riflessione su quanto sia importante organizzare delle reti tra ASL, comune, regione, associazioni e soprattutto con le scuole, per dare una mano, un contributo a quello che è, diciamo, l'intervento sui ragazzi.